Lucia, un ospite eccezionale che ringraziamo per la sua disponibilità e Sua Eminenza il Cardinal Policarp Pengo, che è un arcivescovo e cardinale della Tanzania. Grazie per essere con noi, Eminenza. Piacere, grazie. Allora, Sua Eminenza era in conclave nel gruppo di cardinali che con l'azione dello Spirito Santo ci ha regalato questo straordinario pontefice. Ecco, grazie per questo, Eminenza. Papa Francesco, come cambierà, che segno darà alla Chiesa? Allora, preferisco parlare in inglese. Perché... Absolutely yes, no problem. Yes, what do you think about the Pope Francisco can change the church? Yes, I think he's a gift, properly a gift for this time. This time the world thinks they can change for better by using money and other material goods. But coming like St. Francis himself at that time, he comes particularly to tell the world that if we really need to change, we must be, first of all ourselves, we must be poor and rely on God. Traduco per i nostri amici, can I translate? Sua Eminenza sottolinea come oggi è un tempo di grandissimo cambiamento per il mondo intero, dove oggi siamo testimoni di un materialismo in cui il denaro è ben presente. E la scelta del nome Francesco, sottolinea Sua Eminenza, è davvero il modo per cambiare questo modo di oggi e guardare al mondo, ma anche alla Chiesa. And I think... Also, his way of living is not that only the name has chosen, but his life is really that of St. Francis. And for us, it has been a surprise. He himself is a Jesuit. And normally the Jesuits, they are the people who show that they know something and they're important. But he really is a Jesuit. He knows everything, but he has the simplicity, the spirituality of St. Francis. For us that is a very great gain. Allora, ci dice come soprattutto questo non è semplicemente un nome, ma una scelta, quella della povertà. E poi un modo di vivere, ci ha detto, prima ci aveva detto proprio come questo Papa sia un dono per la Chiesa, e poi ha sottolineato il fatto che sia gesuita, loro questo lo sanno, questo modo anche di vivere la spiritualità fino in fondo. Ma il Cardinal Pengo tra poco incontrerà Papa Francesco nell'Aula Clementina tra pochi minuti. Vorrei anche chiederle, Eminence, what do you think to say to the new Pope? Cosa dirà al Pontefice? I will simply say we are grateful that he has accepted this, and we pray for him that he continues to give the message which he's giving to the church today, that he doesn't, of course he will meet lots of problems and even oppositions, but he should continue, and we are praying for him. Che siamo, dirò al Papa che siamo davvero grati per la sua opera, per quello che vorrà fare per la Chiesa, per cambiarla. Ci saranno anche delle difficoltà, ma dovrà continuare così nella spiritualità perché voi gli sarete vicino. Grazie a Sua Eminenza Cardinal Pengo per essere stato con noi, per aver scelto di parlare proprio a TV 2000, e grazie per questo Papa Eminenza. Grazie davvero.